Uè, Waglio, bentornato in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di auto, finalmente. Ci eravamo un po' lasciati con la sanificazione dei sedili sulla mia cara Opel. Vi lascio qui sotto i link dei due video. Ma torniamo a noi. Quali cose non devono mai mancare nella tua macchina per stare un po' più tranquilli? Vedremo le tre cose principali che per legge devono stare sulla tua macchina e anche degli accessori che io col tempo ho messo insieme che mi sono tornati utili. Qui puoi trovare video interessanti sull'agricoltura, sull'altra mia passione che è la pesca, sul fai da te e molto altro. Considera l'iscrizione per supportare il canale, tanto è gratis. Se dovessi acquistare una macchina nuova usata, assicurati di avere queste tre cose: il triangolo di segnalazione, se fai un incidente oppure qualsiasi cosa, il ciubotto antiproiettile, quello magari più in là, il ciubotto di segnalazione giallo o arancione, e qualcosa per riparare la tua gomma o sostituirla. Quindi, se hai un impianto a GPL come il mio e non vuoi avere la ruota di scorta, ho un kit gonfia e ripara, oppure il crick con la chiave di smontaggio, appunto se hai la gomma, la ruota di sostituzione. Queste sono le tre cose principali, però andiamo a vedere che cosa ho integrato io e ti consiglio di averla anche sulla tua macchina. I cavi per caricare la batteria se rimane a terra, qualche corda non fa mai male. Noi che siamo della campagna sappiamo quanto sono indispensabili. Una bella lampada LED che carichiamo costantemente, tipo una volta ogni 1 o 2 mesi. Dei guanti! Io ho il pacco intero, però dei guanti non fanno mai male a nessuno, sia perché se dobbiamo sostituire una ruota, non vogliamo sporcarci, qualsiasi cosa è buono avere dei guanti. Uno straccio, io lo tengo nel portaoggetti, casomai non riusciamo a disapannare i nostri vetri in una giornata umida, con uno straccio possiamo diciamo salvarci. Un po' di chiavi. Una chiave da 10, una pinza e un cacciavite che ora non ho qui, anche del nastro adesivo, una penna, una bella penna per prendere appunti o segnare qualcosa, ci vuole. Delle fascette, se dobbiamo fare una piccola riparazione, c'è qualche cavo, sappiamo mettere mai, diciamo, e vogliamo metterlo in sicurezza, del nastro o delle fascette. Sono l'ideale. Una bella bottiglia d'acqua, sai quante ne ho sotto al sedile? Ci rendiamo conto che sale la temperatura e ahimè c'è qualche perdita. Avere 2-3 litri d'acqua sotto al sedile è comodissimo. La mia macchina sta di lusso, però io la tengo proprio per me, perché in campagna, all'estate, ma qualsiasi momento hai sete, vai in macchina e l'acqua. Il kit pronto soccorso, attenzione, ci sono molti in vendita su Amazon, ti metterò anche tutti i link qui sotto in descrizione di quello che abbiamo visto, però io, siccome ho diversi kit di pronto soccorso sparsi per le mie vetture, ma anche in casa, ho acquistato un grosso kit che poi ho ripartito, quindi l'ho messo in una borsetta che ho rubato da mia moglie. Vediamo che cosa ho in questo kit. Allora, se siete dei soggetti allergici, assolutamente degli antistaminici. Io ho delle allergie, quindi vado di lusso. Ho un po' di cortisone e con delle altre è lo spray, perché sono asmatico. Ho anche un inalatore. Ognuno, in base alle proprie esigenze mediche, si può portare quello che vuole. Potete portarvi anche una tachipirina. È comodo, sai quante volte anche le nostre donne hanno mal di testa, con l'acqua e la tachipirina riuscite. Il martelletto per rompere il vetro, se capita un incidente, con il martelletto potete rompere il vetro. E il taglia cinture, io ho questo che fa tutte e due, per tagliare la propria cintura di sicurezza. Garze, cerotti, io ho anche qualche fiammifero, non si sa mai. O qualche picnic serve accendere il fuoco. Procuriamoci queste cose, perché non solo incidenti stradali, ma se stiamo lavorando in campagna e ci tagliamo, è buono avere dei cerotti, un disinfettante,
senza ovviamente tagli gestibili, che se poi ci tagliamo un dito, altro che kit di pronto soccorso. E mi sono dimenticato una cosa, ora la vado a prendere dalla macchina. Ragazzi, l'estintore è fondamentale, io ne ho tre, una sull'altra mia macchina, che ancora non vi ho mostrato, ma che vi farò vedere prima o poi, una a casa. Sai, succede qualche perdita di gas, scoppia qualche elettrodomestico, si brucia anche un vestito mentre cucini, un estintore ce l'ho sempre lì in cucina. Perché è indispensabile l'estintore? C'è qualche cortocircuito, non ci vuole niente, uscire un attimo dalla macchina e con questo almeno tamponiamo quello che possiamo fare. Assicuriamoci che sia sempre con la lancetta sul verde, quindi che non abbia perso la carica. Non appena si scaricherà, andremo a comprare un altro. Costano all'incirca sulle 20 euro. Bene, queste sono un po' le cose indispensabili che io ho raccolto. Se ti vengono in mente delle altre, mettimele qui sotto nei commenti. Mi raccomando, iscriviti al canale, che qui siamo pochi ancora. Metti un bel like e condividi il video se ti è piaciuto. Link sotto in descrizione, ti metto più o meno tutti gli oggetti che abbiamo visto oggi in questo video. Vediamo se riesco a trovarteli un po' su Amazon a prezzi convenienti. Ci vediamo alla prossima, e sempre in gamba. Ciao a you!